con 7 su 9 al tiro per le guardie di Sassari. A livello di importanza nel risultato finale pesano. Dunque, dopo l'epoca incredibile di Siena e il successo di Milano lo scorso anno, Milano tornata a vincere uno scudetto dopo 18 anni di attesa. L'Albo d'Oro ora indica la Dinamo Sassari come nuova squadra campione d'Italia, e questo è il momento proprio della festa nella premiazione per la squadra campione d'Italia. Eccolo, Meo Sacchetti aveva perso quella finale scudetto da giocatore quando era a Varese, si è rifatto con gli interessi vincendo il titolo e regalando questo traguardo prestigioso a tutta la Sardegna. Non ne ha parlato molto di quella finale, sappiamo per un grande giocatore come lui che cosa significa questa sera, questo scudetto da giocatore e di allenatore di un progetto che ha trovato oggi, come ha detto il suo presidente Sara, un'incredibile conclusione, al di là di ogni sogno, e la Dinamo è stata capace di sognare e di proporsi con una pallacanestro che ho sempre definito sostenibile, leggerezza del gioco, e quella l'ha portata ad arrivare fino a qui, è la filosofia di Sacchetti. Questa volta solo applausi dopo quelle polemiche che c'erano state in gara 5 per Shane Laval. Anche lui ha fatto il suo, soprattutto nel quarto periodo, Laval, conquistando i soliti rimbalzi. Lo scudetto arrivato grazie, lo abbiamo detto, sia a Rakim Sanders MVP, ma grazie soprattutto alle prestazioni di due giocatori sì incostanti, ma ad un talento sconfinato come Dyson e Logan. E poi, anche se il numero e il minutaggio degli italiani è stato inferiore rispetto a quelli di Reggio Emilia, è stato importante l'impatto dalla panchina di Formenti, soprattutto nei quarti in semifinale, di De Vecchi, di Brian Sacchetti. Ed eccoli qua per la premiazione finale, salgono i giocatori. Manuel Manuzzo, giocatore che in questi anni ha dato tanto alla Dinamo, adesso ha un ruolo marginale ma fondamentale, e quando c'era bisogno di mettere la bomba, qualche volta quest'anno l'ha messa dentro anche lui. Se qui Chessa, che è sassarese d'origine, e questa squadra incredibile, davvero incredibile. Siamo al momento che tutta Sassari attendeva dall'inizio di questa stagione, dall'inizio di questi playoff. Viene consegnata in questo momento la coppa al capitano della Dinamo, Manuel Vanuzzo. Ecco qui il triplete da parte della Dinamo dopo Supercoppa e Coppa Italia. Arriva il primo scudetto della società sarda con il capitano Vanuzzo, che alza al cielo verso il soffitto del Palabigi il trofeo di squadra campione d'Italia. E vogliamo ricordare la storia della Dinamo, il mitico Dino Milia, il presidente dei 32 anni, Luciano Mele, anche lui presidente importante, poi quello che ha fatto Stefano Sardara in questa continuità della squadra dell'isola. Abbiamo sentito i protagonisti della vittoria, ma c'è già qui con Edi Dembischi Max Menetti, un grande protagonista, anche se il finale che voleva scrivere doveva essere diverso. Edi Dembischi con Max Menetti.